per la quattordicesima volta la settimana per la difesa della vita e della famiglia naturale, manifestazione che fin dal 2001 abbiamo svolto ogni anno. E come ogni anno ci sono state contrarietà, manifestazioni contro, ma noi siamo andati avanti con la perseveranza e con la coerenza che ci ha sempre contraddistinto. Perché vogliamo difendere la vita e la famiglia, qualcuno dirà, ma non è naturale che la vita e la famiglia vengano difese? No, cari connazionali, perché oggi la vita è sotto attacco e ancora di più la famiglia è sotto attacco. La famigerata legge 194, che ha permesso l'aborto in Italia, ha assassinato oltre 4 milioni di bambini non nati. E questo è un vero genocidio di un popolo, genocidio pianificato dai poteri forti, genocidio pianificato da chi vuole sostituire il popolo italiano con milioni di alloggeni che ci stanno invadendo da tutte le parti, da tutte le coste. E la famiglia, leggiamo quasi tutti i giorni di sindaci che scavalcano le leggi dello Stato per passare avanti nel progresso, dicono loro. Ma quale progresso? Non esiste l'unione gay, non esiste il matrimonio fra omosessuali, il matrimonio è uno solo, padre, madre e figli, la famiglia è una sola, padre, madre e figli, non esistono altri tipi di aberranti unioni. E questo noi lo gridiamo forte e lo porteremo in tutte le piazze. E non basteranno le leggi liberticide a tapparci la bocca, la legge Scalfarotto, legge che limita la libertà di pensiero, che vorrebbe punire chi mette in dubbio la legge dei poteri forti, che mette in dubbio che qualcuno possa contrastare in qualche modo quello che ci stanno imponendo giorno dopo giorno, televisione dopo televisione, giornale dopo giornale. Stanno bagando le menti delle giovani generazioni, delle casalinghe, dei lavoratori. Tutti sono lobotomizzati, tutti dicono che c'è di male, che c'è di male, ma a forza di dire che c'è di male stanno distruggendo la nostra patria, stanno distruggendo le nostre famiglie, stanno distruggendo il futuro dei nostri figli, e questo è una vergogna. Noi lanciamo in alto la nostra sfida, la nostra protesta, la nostra ribellione, e non ci arrenderemo nemmeno alle leggi liberticide, neanche se ci condanneranno, se ci perseguiteranno, se ci arresteranno anche, per difendere quello che dovrebbe essere naturale. Noi stasera abbiamo qui il segretario nazionale di Forza Nuova, onorevole Roberto Fiore, che è reduce da un giro in Sicilia, in tutta la Sicilia orientale, Noto, Scicli, Ragusa, ora a Catania. E con grande impegno ci ha sempre sostenuto Forza Nuova Catania. E abbiamo anche il nostro vice segretario nazionale, il professor Giuseppe Provenzale, che è stato già nostro ospite nella conferenza del 31 ottobre, interessantissima, sulla vita e la famiglia, con lo professor Sanfratello. Voglio lanciare anche un appello. Forza Nuova si batte per il futuro della nazione, non è una forza xenofoba, non è una forza razzista, non è una forza omofoba, sono tutti delle calunnie, delle costruzioni giornalistiche per escluderci dal favore della popolazione, dal consenso della popolazione. Noi siamo gli italiani che combattono per il futuro della nazione. La parola al professor Provenzale. Le piazze sono rimaste l'unico spazio di libertà e democrazia in questo paese. Un paese che è governato da un'oligarchia che mantiene le proprie posizioni e che pretende di dettare regole agli italiani, regole che gli italiani cominciano a non comprendere sempre di più nel campo della tassazione, per esempio, nel campo delle riforme scolastiche, nel campo
del mancato controllo dell'immigrazione, del mancato controllo del pericolo Ebola, per esempio. E nel campo anche di queste leggi, come il decreto legge Scalfarotto, cosiddetta legge contro l'omofobia, di cui oggi chiaramente siamo costretti a parlare, perché è una delle prossime emergenze di questo paese, ma non per quello che potete pensare. L'emergenza non consiste nel fatto che gli omosessuali rischino di essere picchiati, rischino di essere aggrediti, perché questo di fatto non accade, è un falso problema. L'emergenza invece consiste nel fatto che si sta estendendo con questo decreto legge la cosiddetta legge Mancino contro l'istigazione all'odio razziale, si sta estendendo anche agli omosessuali. Quindi gli omosessuali vengono equiparati ad una etnia, ad una razza. Quindi in pratica un orientamento sessuale, così come lo chiamano, diventa motivo di particolare privilegio, motivo di particolare protezione. È questa che noi chiamiamo omofollia, perché non ha alcun senso, anche da un punto di vista proprio del diritto costituzionale, difendere una categoria di cittadini, per di più a causa del loro orientamento sessuale, in modo più deciso, più forte rispetto ad una qualsiasi altra categoria. Eppure è quello che sta accadendo. E allora opporsi contro il decreto legge Scalfarotto significa opporsi a questa pazzia, a questa folle deriva, significa difendere la libertà di espressione, perché come ha ammesso lo stesso Scalfarotto più volte, si vuole impedire per il futuro di poter affermare qualcosa di semplice, di naturale, quello che noi scriviamo nei nostri striscioni, quello che diciamo tutti i giorni, quello che ogni giorno un sacerdote durante l'omelia ripete nel corso della messa. Questo si vuole impedire, è già successo. È successo nei paesi anglosassoni, è successo nei paesi scandinavi. Alcuni pastori, per esempio, che parlavano, commentavano alcune lettere di San Paolo che sono note a tutti, sono stati arrestati. Sono riusciti poi nel tempo a dimostrare la loro buona fede, ma in un primo momento sono stati arrestati. Quindi qualunque realtà si opponga per una storia secolare, per una tradizione religiosa, ad una follia di questo genere, ad ammettere la possibilità che ci siano più tipi di famiglie, è sottoposta ad un rischio notevole, al rischio della propria libertà. E di fronte a questo ci troviamo con la scusa del rischio che avrebbero gli omosessuali di essere aggrediti, di essere attaccati. Ecco perché oggi scrivere una sola famiglia, padre, madre, figli, diventa un fatto necessario. E noi siamo qui oggi per ribadirlo, per sottolinearlo, così come oggi siamo qui per sottolineare in piazza, perché ripeto, sono soltanto le piazze ormai che possono offrirci uno spazio di libertà, che l'aborto è un omicidio, il più osceno, il più terribile degli omicidi, perché si uccide un innocente nel ventre della madre, un innocente che non può assolutamente difendersi, che non è ancora nato, che viene garantito dalla legge solamente alcuni mesi dopo, quando la madre partorisce, in quel caso è infanticidio, ma se viene ucciso prima, no, quello è un diritto della donna. Noi abbiamo ormai dal 1978 una legge che lo consente, abbiamo delle strutture finanziate dallo Stato che consigliano le donne in questa direzione, che assistono le donne nell'uccidere i propri figli, e non abbiamo uno Stato che invece garantisce le donne, le protegge, le assiste, le aiuta per metterli al mondo questi figli, così come dovrebbe essere. E anche questa è una follia. Quindi Forza Nuova si batte per il buon senso, per la logica naturale, per la ragione, per quello che molti dei passanti o delle persone che ci stanno ascoltando adesso pensano realmente, intimamente, ma che non hanno il coraggio di affermare, perché già avvertono una pressione sulla libertà di espressione. E figuratevi quale pressione ci sarà quando questo famigerato decreto legge Scalfarotto, su cui tutti sono d'accordo, da Berlusconi a Vendola, verrà approvato. Ma Forza Nuova, come
diceva prima Giuseppe, non si arrende. Forza Nuova non ha paura di essere un'avanguardia, di non avere le folle oceaniche dietro, di non avere gli spazi e i salotti televisivi che offrono ai politici che banchettano insieme, che litigano davanti alle telecamere per poi abbracciarsi e andare a cena insieme dopo le apparizioni televisive. Non abbiamo paura di questo. Il coraggio ci contraddistingue, la serietà ci contraddistingue, il buon senso comune contraddistingue Forza Nuova. E allora ci possiamo già dare un appuntamento per l'anno prossimo a Catania, per la 15ª giornata della vita e per la difesa della famiglia, sperando che il decreto nel frattempo non venga approvato, oppure sperando che nel frattempo venga approvato questo decreto per poter essere tutti arrestati in nome della libertà. Viva Forza Nuova! Forza Nuova! Orgoglio nazionale! Forza Nuova! Orgoglio nazionale! Forza Nuova! Orgoglio nazionale! Catanesi, forza Nuovisti! Vengo da una giornata dove sicuramente Forza Nuova in almeno 3 punti di questa parte della Sicilia ha lasciato il segno. A Noto questa mattina, dove il consigliere comunale Ferrero ha aderito a Forza Nuova e con sé ha portato una parte della popolazione di quella città che vede la partitocrazia come qualcosa di passato e Forza Nuova come uno strumento per affermare i propri diritti nel futuro. Poi siamo stati a Scicli, dove una chiesa evangelica ha organizzato, mancando l'assenso del comune, mancando probabilmente gli edifici del comune, ha organizzato lei il luogo dove possono andare gli extracomunitari a decine, creando un disagio sociale o la premessa di un disagio sociale forte, che ha fatto ribellare i cittadini che si sono trovati attorno a Forza Nuova, ai suoi rappresentanti e anche ad alcuni esponenti che prima militavano nel Movimento 5 Stelle, oggi si sono ritrovati finalmente in Forza Nuova perché hanno capito una cosa, che Forza Nuova è l'unico movimento che difende la patria. E poi questa sera qui a Catania, nella consueta manifestazione per la vita, contro l'aborto, che ci ha contraddistinti per anni in una battaglia che spesso non viene capita nella sua importanza, che spesso non viene capita per la sua serietà e gravità, è una battaglia di civiltà perché pretende di difendere la vita sin dal primo momento. E attenzione, quando la vita è colpita, quando è nascosta in un grembo, lo sarà nel momento in cui la persona è anziana e non ce la fa più, entrerà negli ospedali per poi essere avvicinata, e questo è un qualche cosa che sta già succedendo in molti ospedali europei e forse anche in Italia. Le persone anziane che magari non hanno una famiglia attorno entrano negli ospedali per poi morire, anche se la morte in quel momento non li aspettava, gli viene combinata, gli viene data da una struttura, ma soprattutto da una filosofia che è una filosofia della morte. E allora Forza Nuova sa di dover parlare di questi temi anche se sono scomodi, ma già la gente sta capendo che ad esempio le politiche per la famiglia in questa nazione, in questo paese sono assolutamente dimenticate. Pensate che dopo anni finalmente c'è la prima piccola cosa, gli 80 euro al mese alla madre che ha un figlio. Bene, sapete quanto danno in un paese come la Francia, nel momento in cui una donna ha 3 figli, gli danno 800 euro al mese fino a che i ragazzi hanno 18 anni. Sapete quanto dà la Russia di Putin nel momento in cui c'è un figlio, c'è un neonato, alla madre vanno immediatamente 10.000 euro, così per il secondo e così per il terzo. Queste sono le politiche a favore della famiglia e a favore della vita. E perché noi,
che abbiamo avuto governi prima a gestione democristiana e post democristiana, e PD e centrodestra si doveva ergere a difesa della piccola impresa e della famiglia, perché nessuno ha fatto nulla? Perché ovvio, c'era un disegno e c'è un disegno che la famiglia deve essere distrutta, perché è la prima e più fondamentale cellula della società. Nel momento in cui l'immigrazione avanza, come sta avanzando, nel momento in cui il dissesto economico sta colpendo tutte le famiglie, colpire al cuore la famiglia significa dare il colpo di grazia a un popolo. Ma grazie a Dio ci sono delle resistenze, ci sono dei movimenti che si sono messi in moto per far sentire la voce del buonsenso, e per carità non solamente Forza Nuova, ci sono stati movimenti cattolici, movimenti pro vita che si sono dati da fare e hanno fatto conferenze di città in città per spiegare nella logica e con semplici parole che tutto ciò che sta avvenendo è follia. E mi fermo un attimo sul concetto dei diritti gay. Bene, questa è una storia che già fu chiusa nel momento in cui Seneca parlò con Nerone, oltre 2000 anni fa. Fu chiarissimo, Seneca, quando disse a Nerone che voleva sposare il suo protégé, lui disse: ma Roma non può riconoscere una cosa del genere, parliamo prima di Cristo, era il buon senso che parlava, non il cristianesimo. Ebbene, lui disse, Seneca, Roma non può concedere una cosa del genere non esisterà mai in legge. Ebbene, noi diciamo la stessa cosa, perché se lo Stato deve aiutare una famiglia è perché la famiglia attraverso i figli garantisce la continuità della nazione, cosa che è impossibile per la coppia gay. E allora, se il buonsenso, la logica, la storia ci dicono questo, perché i poteri forti vogliono imporre determinate cose? Perché sanno perfettamente, perché ci sono le chiavi per entrare in modo definitivo e distruggere la nostra società. Ma per fortuna c'è un'opposizione in Italia, c'è Forza Nuova sui temi dell'immigrazione, dove noi siamo in questo momento in fortissima mobilitazione in tutta Italia. Oggi ci saranno stati su tutto il territorio nazionale almeno 30 o 40 manifestazioni su questo tema e sul discorso della difesa della famiglia, e poi sul discorso della sovranità monetaria e della possibilità di uno Stato di controllare l'economia, perché tutti sapete che negli ultimi 10 anni è stata distrutta passo dopo passo la classe media, una delle più forti, una delle più gloriose, una delle più ricche classe media del mondo, è stata distrutta da questa alleanza mefitica, folle, fra politica e banche. E allora che si sappia una cosa, a coloro che dicono che gli italiani non si rivoltano ancora finché non c'è il piatto di pasta sul tavolo, noi diciamo che la storia d'Italia e la storia di Sicilia ci insegna un'altra cosa, che è il momento in cui la nostra dignità viene messa in gioco, l'onore del nostro popolo, della nostra famiglia, delle nostre donne viene colpito, ecco che lì il popolo siciliano e il popolo italiano hanno la forza, il coraggio di rivoltarsi per l'onore d'Italia. Viva Forza Nuova! Forza Nuova! Orgoglio nazionale! Forza Nuova! Orgoglio nazionale! Forza Nuova! Orgoglio nazionale! Forza Nuova! Orgoglio nazionale! Italia! Scelta dell'erbo di Cidio e Cinda. Vitoria, preporrada, Dio!
accese il palcenco e consegnate le bandiere e spieghiamo gli striscioni, grazie. Direttamente da Gran Michele, l'abbraccio dei Gran Micheletti. Stacca, stacca. Stacca, stacca.